Che dire? Stavolta ti tocca di parlare a me, non essere dietro la telecamera. Ma guarda, io mi sono veramente molto molto divertito. Fatica è stata tanta, fatica perché comunque anche dopo aver finito le riprese c'è stato tanto tanto lavoro che io e il signor Ferrara, che ovviamente sono sempre io, mi ha fatto montaggio, doppiaggio, sacco di lavoro. Comunque devo dire che il risultato rende, io spero vivamente che possa piacere. Adesso ovviamente la storia scritta, anche quella da sottoscritto, non è niente di innovativo, anzi mi sono basato molto su dei film già visti e rivisti, cioè Parole povere è già la solita minestra, come si dice. È un thriller un po' particolare, il classico thriller della Bassa, detto come avevo detta. Diciamo che per gli intenditori, insomma, chi lo conoscono, potrebbe essere, diciamo, tra parentesi, paragonato a Casa di finestre che ridono i pupi avati, che quello è uno dei gran bei film che io abbia mai visto, uno dei più belli, devo essere sincero, perché comunque Pupi Avati è un maestro per me. Comunque, quello a parte, ho lavorato con della gente che io sono rimasto veramente molto contento da parte di tutti, gli attori, la troupe. A fin dei conti, tra attori e troupe saremmo stati una ventina di persone, non di più. Che dire? Come detto prima, è stata molto faticosa, ma veramente molto faticosa. Io spero vivamente che piaccia, almeno anche a livello di immagine e come ci siamo, e il lavoro, diciamo, comportamento del lavoro, comportamento del film, e spero ovviamente di farne degli altri. Stavolta qui però, se riuscissi a trovare un pochino, non dico proprio, non dico delle cifre che sono astronomiche, però avere un budget, diciamo, per lavorare con più serenità, non sarebbe una brutta cosa. Comunque io, come già detto, ringrazio sempre due volte me stesso. Non è per darsi delle arie in più, ma come ho detto prima, ovviamente nei titoli di testa e nei titoli di coda vengo fuori più volte e ho deciso di usare uno pseudonimo per suddividere, se no sempre il solito nome, sempre il solito nome e cognome, oramai stressa. Comunque, a parte quello, gli attori che hanno lavorato con me, tutta gente normale, che ha una professione come me, come anch'io poi, durante il giorno fanno delle altre cose e durante quei fine settimana lì si erano trasformati in attori che per conto mio non hanno niente da invidiare a quelli professionisti, perché comunque quelli professionisti lo fanno per lavoro, d'accordo, ma questi qui l'hanno fatto senza prendere nessun tipo di stipendio, perdendo praticamente del loro tempo, l'avranno perso ovviamente, perso tra parentesi, poi l'hanno ripreso, diciamo, è una cosa che gli è piaciuta perché comunque uno se accetta di fare un lavoro del genere sa che c'è molto fatica, molto faticoso continuare. Gente che veniva anche da lontano, non solo gli attori, cioè lontano comunque si faceva tutti i fine settimana, si faceva avanti e indietro anche 15 km, forse un po' di più qualche volta, che non sono pochi. Per il resto, niente, vi ringrazio tutti, anche lo farò anche di persona. Ringrazio anche te o voi che avete comprato questo film, o anche se lo avete copiato, personalmente non mi interessa. Fate voi. Ovviamente ricordatevi che se l'avete copiato mettete in considerazione che noi per farlo abbiamo solo speso dei soldi, non ci vogliamo guadagnare, quindi abbiate la buona volontà di dire spendiamo quei 10 euro per un ricordo, tutto lì, non è niente di che, però come avevo detto prima è pur sempre un film, no?